Protesta dei consiglieri regionali di minoranza che hanno interrotto e ritardato l'inizio dei lavori del Consiglio chiedendo la presenza del governatore Zaia in aula per chiarire quanto è andato in onda sul report. Abbiamo bisogno di chiarezza e per fare chiarezza è necessario che il presidente Zaia venga in aula, venga immediatamente e venga a relazionare, a spiegare al Consiglio ma soprattutto ai cittadini del Veneto che cosa non è funzionato. Serve l'individuazione dei responsabili e delle cause di ciò che è avvenuto. I consiglieri presenti in aula e non collegati dai propri uffici come di consueto causa Covid, proprio per dare un segnale, si aspettavano che il presidente si recasse lì invece che nella sede della Protezione Civile per la conferenza stampa. Il posto ufficiale dove dire le cose è qui, hanno dichiarato, non il punto stampa di Marghera. Ma il governatore, contattato telefonicamente dal vicepresidente Nicola Finco, ha detto di non riuscire a presentarsi. Quindi le minoranze hanno abbandonato l'aula. Non è pensabile che una tragedia come questa passi con l'idea che tutto sommato le cose sono andate bene. Abbiamo sentito in questi mesi la continua narrazione di un'eccellenza in cui tutto andava bene, tutto funzionava e invece purtroppo il numero di vittime, il numero di persone che hanno perso la vita in questo anno a causa del Covid nella nostra regione sono la testimonianza che molto non è funzionato ed è fondamentale che Zaia venga a chiarire in consiglio su questo. Con tutta probabilità il presidente Zaia si recherà in consiglio la prossima settimana.